Ciao a tutti belli e brutti, vi do il benvenuto in questo nuovo video dedicato a One Piece 3 Squeeze. Allora, sono qui per farvi vedere un team per fare Dragon Defending Down the Jack. Vabbè, mi sono impappinato. Quindi niente, il 30 stamina. Adesso è garantito, vi danno anche questi materiali ed è tutto molto figo. Allora, andiamo a vedere un attimo che team sono andato a fare. Per fare questo team bisogna avere anche questo personaggio come capitano amico. Scegliete la versione della ciurma, quindi l'affice della ciurma. Cosa importante più che altro sono carote. Una qualsiasi versione di Law, se volete prenderla anche verde. Per quale motivo? Più che altro perché serve come sub lui, Corazon. Oppure, cioè, che sia maxato, oppure se non è proprio maxato bisogna avere anche lui come Rayland, come sub. Poi vi spiegherò per quale motivo. Il resto potete sceglierlo voi. Io ho scelto praticamente Jack, che è la versione quella che si trova, e Barba Nera, perché sono boostati per avere più punti. Vado a fare il 3 stamina. Gli altri sub non sono importantissimi, quindi potete mettere quello che volete. Io ho messo quelli che boostano gli attacchi o le caratteristiche dei personaggi. Ok, ok, è importante avere le special dei due capitani e di carote, e se riuscite anche quelli di Jack. Quindi andrò a perdere un pochino di tempo. Non vi preoccupate per i danni, tanto li recupera direttamente 3000 a botta, quindi non vi preoccupate. Ok, qua ci sono due varianti, una con 4 perfect per togliere la barriera, oppure questa che ha 20 colpi per quanto riguarda la barriera. Allora, vada come vada, lanciamo la special di carote. In più anche questa di Jack. Perfetto, adesso via. E un sassolino ce lo siamo levati dalle scatole. Perfetto, qua servono praticamente le due sub. Se non avete questi due sub potete mettere a posto di Law e a posto di Jack due personaggi, un personaggio che toglie appunto i blind. Basta che però li mettete sotto, se no siete fregati. Allora, qui usiamo le due special dei due capitani.
Perfetto. Ero indeciso se farlo o meno questo video perché è anche abbastanza semplice. Ok, se si ha l'ultima leggenda, ovviamente le cose si sono molto più easy. Secondo me si può fare anche con Shiraoshi, però non ne sono sicuro perché non l'ho provata. Perfetto, allora qua possiamo iniziare a usare, visto che ci siamo, Barba Nera, che abbassa la difesa per un turno. È fatto, next. Ovviamente si trova garantito, 30 stamina, e quindi non ci sono grossissimi problemi. Ricordatevi sub se vi avete, quindi... se avete Corazon, basta anche Corazon, basta che sia maxato. Non mettete, però dovete avere per forza di cose un low, quindi anche se non avete quello verde potete prendere quello rosso, qualsiasi low che possa, che abbiate nel team va bene, basta che vi, perché Corazon si mette come sub per un low, quindi mal che vada, se avete uno che toglie i blind che sia verde, lo mettete a posto di voi e siete, siete a posto. Spero che il video vi sia stato d'aiuto e che sia, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale per sostenerlo e niente, mi trovate anche su Twitch. Quindi niente, ci resta altro che salutarci, quindi un saluto a tutti e benvenuti al vostro PSM Ares. Ci vediamo al prossimo video, prossima live. Bella!